Eccoci qua. Allora, siamo live, vediamo se già si vede su Drumworld, così la condividiamo. Sto cercando pure io, cos'è la condivido. Eccola qua, adesso ti taggo. Allora. Sta connettendo, ragazzi, come sempre, 2 secondi e partiamo. Eccola qui. Perfetto, io l'ho condivisa. Eccola, la condivido pure io, così partiamo. Esatto. Ok, vedo già 3 connessi, 2 secondi e partiamo, ragazzi. Fatto, condivisa pure. Ottimo. Ciao Emi e ciao a Grande tutti. Ale, ciao. Oh, bella, eh? Ciao Ale. Ah, va bene, dai, vedo che già partiamo col piede giusto. Amici di Drumworld, bentornati. Altra settimana, altra diretta. Oggi mi faccio una chiacchierata che volevo fare da tempo col mio amico Yuri, perché a Luppolo in Rock, dove abbiamo suonato insieme, lui è stato dietro le pelli con i Novembre e io sono curioso di sapere come ti sei preparato per questo evento, perché insomma ti sei dovuto studiare le parti di Giuseppe Orlando e Eh non sì. è che si trattava di salire sul palco di un piccolo club per un concerto qualsiasi, era pure un festival, insomma, dove di gente ce n'era. Quindi partiamo prima da come hai gestito proprio lo studio per preparare i pezzi. Oh, ciao Giulio, intanto ne approfitto, saluto pure Giulietto. Grande Allora, in Giulio. realtà la preparazione non è stata diversa quanto la preparazione che faccio con altri progetti, per esempio anche per sostituzioni, eccetera. La cosa in realtà fortunata è stata che 2 settimane prima che Alessio mi chiamasse per questa cosa, perché in realtà è stato Alessio a chiamarmi verso maggio, verso metà maggio, Ok. mi sono preso il doppio pedale nuovo. Quindi è stata una cosa, una coincidenza, perché avevo lo Speed Cobra, diciamo, fuori uso. Quindi nel momento in cui mi sono ripreso il doppio pedale, ho deciso di rimettermi a studiare il doppio, è arrivata questa chiamata qua e quindi la preparazione è stata più che altro non tanto sulla scaletta, perché nel momento in cui sono stato chiamato da Alessio, ho visto la scaletta e bene o male a livello, diciamo, tecnico riuscivo a gestire determinate cose. Più che altro il lavoro è stato sul cercare di tirare su un po' di nuovi BPM per un brano in particolare che era Iverasia, che ha una sezione di sestine abbastanza veloci, quindi più che altro per gestire il livello di endurance, eccetera. Però il lavoro è stato più che altro meticoloso sul fatto dei groove, perché appunto dovevo sostituire, diciamo, comunque dovevo suonare delle parti suonate da Giuseppe, che è un batterista eccezionale, e anche su Ursa nel disco ci sta David, quindi diciamo che era abbastanza impegnativa come cosa, più che altro per una questione un po' di rispetto nei confronti di due musicisti che hanno contribuito, uno proprio in particolar modo perché ha suonato fino al 2015, mi pare, cioè Giuseppe c'è stato fino al disco di Ursa, poi l'altro disco, l'ultimo disco ci ha suonato David, quindi era più che altro cercare di rispettare quello che loro avevano cercato di fare a livello di mood, a livello di suoni, a livello di intenzioni. Quindi la cosa che ho cercato di mantenere identica, appunto, sono i groove e i colori che si davano. Però, per esempio, un lavoro molto certosino che ne do sui fill, eccetera, ho cercato di evitare perché non ho proprio quel tipo di capacità. Quindi ho cercato più che altro di rimanere molto sulla linea dei groove e dei colori, cioè se c'erano dei fill molto impegnativi o spinti, cercavo di mantenere la stessa linea guida, facendola a modo mio, anche perché le prove erano poche, perché abbiamo provato proprio la settimana prima del Luppolo, perché c'era anche il chitarrista Giuseppe che viene da Lecce, quindi per poter provare anche con lui abbiamo provato proprio l'ultima settimana.
Eh sì, bisogna trovare l'incastro giusto delle prove. Eh sì, infatti le prime prove le ho fatte solamente con Alessio, con Fabio e con Carmelo, eravamo solo noi quattro, e poi le ultime due prove, che erano appunto 2 giorni prima del luppolo, le ho fatte con Giuseppe, perché appunto le possibilità per incastrare tutti quanti erano quelle, insomma. Però, ripeto, essendo stato chiamato a metà maggio, fino a metà luglio ho avuto un sacco di tempo, soprattutto per assimilare i brani, perché non è che appena mi hanno chiamato mi sono buttato subito a suonarli, cioè mi sono preso un mese solo ad ascoltarli, cioè ascoltare solo quella scaletta là. Studiavo doppio pedale, mi mettevo appunto, facevo tutte le routine che avevo. Ho studiato 3 ore e mezza al giorno, quasi solo doppio pedale, proprio quasi solo, almeno dal lunedì al venerdì, con sabato e domenica, diciamo, me le prendevo di riposo. Però ho cercato di fare solo questo, cioè volevo solamente entrare nel mood dei brani, cioè ascoltandoli proprio a oltranza. Beh, vabbè, fatto bene. In realtà, secondo me, il periodo di ascolto massivo fa sempre bene perché, secondo me, poi buttarsi subito sulla batteria a volte potrebbe essere controproducente perché se invece tu passi Sì. molto tempo ad ascoltare, arrivi a quel punto in cui a livello proprio mentale, quando senti magari una strofa, un bridge, sai già cosa ci sarà, che, se, tipo un collegamento col ritornello, con l'assolo, uno stacco, Come comunque no? sai già che c'è. E quella Come? consapevolezza mentale, quando poi devi andare a suonare, Come ti fa suonare più rilassato perché sai già quello che devi fare. Grande Tommaso, benvenuto. no? Oh, ciao Tommy! Che bell'uomo! Grandissimo. Ciao Tommy! Quindi su No, più quello, cioè, che altro, concordo esatto, come dicevi. pienamente Come dicevi? sul metodo che hai usato. Più che altro, almeno a me personalmente, toglie determinati automatismi che ho io nel mio modo di suonare, perché appunto dovendo riprodurre parti che non ho scritto io, determinati, soprattutto, guarda, faccio un esempio semplice, perché in realtà è il brano che mi è piaciuto di più suonare dal vivo, e allo stesso tempo è il brano che a livello un po' più, diciamo, di drumming, per come anche suono, è quello dove vorrei fare anche molte più cose, però in teoria non puoi fare più di tanto. Il brano è Nostalgia Plus, perché è un brano che ha un groove e un tiro incredibile, ed essendo anche molto posato, ti dà la possibilità anche di fare tantissime cose, però allo stesso tempo non serve, perché il brano poi alla fine è quello, il tiro è quello. Quindi io l'unica cosa che cercavo di fare, quando appunto ho cominciato dopo un mese circa a suonarci dietro, era quello, ok, qui Peppe fa un fill fatto in questo modo qua, quindi io lo devo fare in quel modo lì. Faccio così a modo mio, però devo rispettare quelle parti là. Ed è, credo che sia stata anche una cosa apprezzata quando ho fatto le prove, perché per esempio già dal primo giorno di prove non ci sono stati alcun tipo di problema, cioè mi sono dovuto accordare su poche cose, su pochissime cose. Bene, Cioè, bene, quindi bene. Beh, questo vuol dire anche che tu comunque hai fatto un lavoro davvero professionista, nel senso sei arrivato alle prove no, preparato, che poi è quello per cui ti chiamano. che è la norma, Sì, però è la norma, ma non per tutti. per me era norma. Per me era un po' l'unica ansia che avevo, era appunto prendere il posto di quei batteristi là, perché non so appunto i batteristi che dici, ah, vabbè, il batterista era uno come un altro, cioè uno è Peppe Orlando e l'altro è Folchitto, cioè è comunque una bella responsabilità, non solo suonare poi con la band, però prendere il posto o comunque suonare brani che hanno suonato loro, che hanno scritto loro e composto loro, Eh beh, capito? sì. Quindi per me era un po' più quella anche il compito, era cercare di onorare quelle parti là, o comunque suonarle meglio che potevo, al meglio delle possibilità che avevo, insomma. Perché Sì, poi ma come drumming ognuno c'ha il suo, come si suol dire, no? quello sì, beh, comunque bisogna sempre essere se stessi quando si va dietro lo Sì. sgabello, anche perché se no stai facendo niente l'esecutore a macchinetta, però dall'altra parte tu hai fatto un ragionamento, secondo me, davvero professionista, perché sei andato a prendere comunque il concetto di rispettare le parti di batteria di un batterista che comunque nel nostro ambiente è storico,
e che comunque ha suonato con una band che ha avuto una notevole importanza proprio nell'ambito metal italiano, quindi hai fatto proprio un ragionamento secondo me davvero professionista. Beh, me è stata la cosa più logica, anche perché poi dopo la registrazione del disco di David ho saputo che il batterista successivo era poi il fratello di Giuseppe, che è il chitarrista. Quindi poi prendere anche subito dopo il posto di un altro batterista, che è appunto il fratello del chitarrista, pure lì è un altro paio di maniche, perché pure lì è stata, diciamo, cioè, impegnativo anche sotto quel punto di vista, perché l'equilibrio che ovviamente Giuseppe poteva avere col fratello non ce lo può avere con uno che conosce 2 giorni prima appunto di andare sì. Palco del genere. Però sono stato contento anche di questo, nel senso che si è creato comunque un bellissimo equilibrio tra tutti noi, cioè c'è stato subito feeling prima ancora di suonare proprio a livello umano. Quindi personalmente proprio nei novembre io mi sono sentito proprio tranquillissimo, al di fuori di Alessio che già conoscevo almeno tramite i social, che mi aveva contattato, che è stato, tra l'altro ringrazio, che è stato gentilissimo avermi chiamato. Avevo già lavorato e collaborato con Fabio alla Playrec Studio a Roma per il disco di Stefano Panunzi, quindi Fabio già lo conoscevo. Invece con Carmelo, appunto, così come Giuseppe, ci avevo solo parlato tramite WhatsApp, telefonate, eccetera, e li ho conosciuti appunto la settimana prima. Quindi pure là c'era da vedere, insomma, se si poteva creare un certo tipo di equilibrio. Invece è andato tutto quanto per il meglio, anche perché penso ad essere una persona abbastanza tranquilla, quindi sotto quel punto di vista io almeno il mio penso di farlo tranquillamente. Eh sì, eh sì. Beh, comunque guarda, per quanto riguarda proprio l'amalgama, il fatto che vi siete trovati bene tra di voi, io che lo posso testimoniare perché c'ero, si è visto al concerto, perché comunque avete fatto uno show molto bello e suonato soprattutto con grande serenità mentale. Poi, insomma, io stavo praticamente dietro a te, quindi. No, ma io pure stavo dietro a te, infatti te volevo dire, un concerto bellissimo pure il tuo, cioè, a parte che è stato bello condividere il palco con te, cioè, mi sono proprio Sì. divertito quella giornata, sta insieme pure dopo, soprattutto dopo, perché prima era un po', però soprattutto dopo. Sì, prima l'ansia c'è anche perché poi, insomma, come dicevo prima, era un palco bello impegnativo, sia come grandezza, come esposizione, poi anche comunque come pubblico, perché è stato un evento molto riuscito. Infatti, qui volevo arrivare. Come ti sei Assolutamente. trovato poi a risuonare la scaletta sul palco, che comunque lo sappiamo è un ambiente diverso dalla sala prove? Ma guarda, in realtà ero carichissimo quel giorno, cioè io non vedevo l'ora di salire sul palco, tant'è che quando sono sceso, come sono sempre le stesse cose, non ho uno che vorrebbe subito tornare sul palco, avrebbe risuonato la scaletta altre 5-6 volte, non tanto gli altri componenti, perché poverini, a livello d'orario è stato abbastanza problematico, Mamma perché il mia, sole era, io e te ce la siamo cavata, stavamo all'ombra, però quanto poracci gli menava. altri, mamma mia, Noi anche il ventilatore, tra l'altro, noi anche il ventilatore ci avevamo. Gli altri sì, ma sotto il infatti sole cocente. mi ricordo che dopo, quando sono entrati i Flash God subito dopo di noi, cioè ci siamo guardati e abbiamo detto: non potete andare sul palco vestiti così, non si può fare. Maestro, saluto pure prima Luca. Ciao, maestro Davide Pettirossi. Infatti adesso facciamo al volo un po' di saluti. Salutiamo Davide Prego, Pettirossi, non Luca ti sentivo. Farelli, Alex Barberis. Ah. Yuri è senza dubbio uno dei batteristi più Vabbè, ma lui interessanti in ti generale della parla. sua età. Appassionato di musica e batteria come pochi, merita tutto ciò che ottiene e otterrà. Ma guarda, sì, allora tu puoi anche Lo dire voglio bene. che Luca è di parte, però io sinceramente la penso allo stesso modo perché. Parlando proprio di questo concerto, visto che ce lo siamo vissuti insieme, io ho visto proprio tutto l'entusiasmo che tu ci hai messo sul palco, perché veramente non sei andato lì a fare il lavoro, tu hai fatto proprio il concerto come se fossi stato parte integrante della band, cioè ci hai messo tantissima energia su ogni singolo colpo, si vedeva poi che i pezzi ti piacevano perché si vedeva proprio lontano 1 chilometro. Quindi non hai fatto la Eh sì. classica sostituzione, tu sei andato proprio a suonare come se fossi il batterista della band. Poi ci siamo anche dovuti comunque regolare i due sulla stessa batteria.
comunque Sì, c'eravamo. infatti guarda, ne approfitto per ringraziarti di nuovo pubblicamente perché mi hai prestato le aste, quindi ti Vabbè. ripeto, grazie di cuore perché sennò era. Guarda, quello come dico sempre io, se non ci diamo una mano tra di noi, va tutto a Per carità, scatafascio. però sì, ma poi che è stata pure molto tranquilla il cambio palco, anche perché usavamo lo stesso set, cioè tu suoni con un tom e un timpano, io uguale, quindi cioè, Eh le sì. cose da fare sono state proprio super veloci. Vabbè, Esatto, Luca, concordo con te. Anche perché poi, parliamoci chiaro, Yuri, il punto è sempre il solito. Se una persona semina bene ed è vera, raccoglie ovviamente quello che si merita. Quindi tu dalla tua c'hai di essere una persona molto vera e che si fa un mazzo tanto dietro lo strumento. Di conseguenza poi inizia a ottenere i risultati che merita. Diciamo che non sono contento mai, infatti ecco, prima ho salutato Davide, in questo momento sto studiando con lui, cioè continuo comunque a studiare, cioè prima che mi chiamassero appunto che novembre stavo studiando jazz con Davide, capito? Quindi comunque non mi accontento mai di niente, perché non, cioè, sto sempre, ecco, pure prima, stamattina ho continuato a studiare, non ci fermo mai, cerco di Bene, andare bene. sempre avanti. Insomma. Beh, a questo punto te lo chiedo, tanto per cambiare discorso. In questo Vai. periodo che cosa stai facendo? Nel senso, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista dello studio? Allora, per quanto riguarda progetti, eccetera, in realtà non so più con quante persone sto suonando. Le cose, diciamo, che sto portando avanti, sto suonando con Alice Babba, che è una cantante che vinse The Voice, partecipò pure a Sanremo. Avevo cominciato a provare con Alex Lofoco, tra l'altro, che so bene che siete molto amici. Abbiamo suonato insieme Ho tantissimi anni, quindi lo saluto pure. Grande Alex. cominciato a provare con Alex per cominciare, diciamo, a mettere sul repertorio dei brani proprio suoi del disco, sperando che appunto le cose vadano avanti, perché col fatto che non sta a Roma, vive a Londra e poi gira, fa un sacco di clinic, dei masterclass, eccetera. Vediamo se le cose possono continuare, almeno per quanto riguarda una regolarità, per quanto riguarda appunto mettere sul repertorio. Poi ho diversi appunto progetti col quale appunto mi sposto per eventi, matrimoni, eccetera. Poi ho altri progetti originali come The Cobblers, poi con gli Ink Fall e con i Garden of Delights, diciamo siamo un attimo in pausa perché con gli impegni che ci hanno tutti, poi cosa volete, con un progetto originale c'è un momento in cui vai e poi a un certo punto che dici ok, c'è qualcosa che ognuno ha, diciamo, le cose sue che deve, diciamo, organizzare, eccetera. Quindi diciamo che quei progetti sono in stand-by e in teoria, anche se la cosa appunto ancora non, cioè, non è ufficiale, però diciamo che appunto sono il nuovo batterista di novembre finché appunto non usciranno news ufficiali per quanto riguarderanno, che ne so, un disco nuovo, appunto cose da promuovere a livello ufficiale, la lineup nuova non verrà presentata, però di base nel momento in cui ci sarà bisogno di un batterista appunto per il novembre andrò io. Ok, bene, bene, ci fa molto piacere, ci fa molto piacere. Bello, E bello, sono tanta contento attività. io perché va bene, ascoltavo da ragazzino, quindi Ah, beh, che scherzi, cioè, voglio dire, è io bellissimo sono cresciuto. perché ti catapulta contemporaneamente nel passato in cui ascoltavi e poi ti Sì. trovi che sei lì dietro il set, quindi è una Sì. figata pazzesca. No, bello sapere che ho tutti questi progetti in piedi, tante belle cose, bene, bene, mi fa sempre piacere perché dopo il periodo che abbiamo vissuto, tutta questa frenesia, questa attività è quello che ci voleva per ricominciare ad assaporare la musica come si deve. Sì. Tra l'altro io sono rimasto molto contento del fatto che, nonostante, passami il termine, mi sia allontanato un po' dal più che altro sia a livello di ascolto, sia a livello, diciamo, stilistico. Mi sono concentrato soprattutto da quando entrai in conservatorio, poi mi sono concentrato su tanti altri stili, ho cominciato a vedere altre cose. Essere richiamato poi per un genere con cui sono cresciuto e nel momento poi in cui sono andato a fare le prove, tutti quanti mi hanno detto, ah, beh, va tutto a posto, diciamo, a livello stilistico, se vedi che tu queste cose le sai, cioè, ritornare quindi dopo, sì, 12-13 anni, che ascoltavo poi quel gruppo e almeno sì,
6 anni che non suonavo più metal, almeno l'ultimo concerto che feci con i Garden, appunto, è stata veramente una bella esperienza e soprattutto una bella emozione, perché ero proprio, cioè, me l'hai detto bene tu, mi divertivo proprio a suonare quel repertorio là. Al di fuori che i brani mi potessero piacere o meno, in realtà mi piacevano, è proprio il genere musicale che mi faceva, cioè anche ascoltare dopo gli altri gruppi, o comunque ecco, aver visto al lato palco i Leprous, che è un gruppo che adoro, cioè, è stato proprio bello. È stata un'esperienza incredibile. Bene, bene, mi fa piacere. Poi, tra l'altro, ci siamo goduti anche altri signori musicisti comunque quel giorno, se ci Eh pensi, perché Flash God, Muspel e Leprous sì. Eh è stato un seratone, è sì. Sì, stato veramente un assolutamente. concertone. Bella giornata. Poi, ecco, non c'è niente di meglio quando uno partecipa a questi eventi grossi e c'è una buona organizzazione dal punto di vista sia dello staff che della backline che del trattamento dei musicisti. Assolutamente, poi no. Poi hanno fatto la generata dei file backstage condiviso, Shores of Nile novembre, quindi ci siamo ammazzati dalle risate, che poi è una delle cose più belle. Siamo stati un sacco di tempo a parlare nel Come backstage. no? Quindi si trasforma Anche tutto perché in era una. l'unico punto fresco di tutto il luogo, L'unico con praticamente. l'aria condizionata, perché poi fuori Esatto. 97 gradi. Mamma mia. Aspetta, c'è Ora, un bel commento di Luca. Il fatto che una band chiamavi di sicuro ti ha aiutato perché conosci il linguaggio del metal, ma conosci sicuramente il mondo sonoro di Novembre, e questo è un grande valore aggiunto. Assolutamente sì, Luca, perché lui sembrava esattamente il batterista della band e non il batterista della giornata. anche perché poi tu hai visto in novembre anche sia con Carlo, ma anche con Peppe stesso. Quindi comunque in realtà Sì, me con Carlo, perché siamo stati insieme un mese in lo... In tour in tour. Europa, abbiamo fatto il tour Shores of Nile in novembre. E Pepp Orlando l'ho visto al Cube, all'Alpheus, cioè un sacco di volte che novembre l'ho visto, quindi ovviamente ho visto la lineup, quella storica, cioè quindi proprio i novembre e poi tutte le evoluzioni della lineup. Sempre Certo. belle lineup, comunque, sempre bei risultati dal vivo. Questa che ho visto al Luppolo, devo dire, è una delle lineup che ha funzionato meglio. Ti ringrazio. Bello, perché si è visto, no, perché si è proprio visto che comunque c'era tutta gente a cui piacevano quei brani. Quello si sente sempre tanto, non c'è niente da fare. Per quanto tu possa fare un'esecuzione capillare, quando stai suonando di testa e di cuore, si sente sempre. C'è sempre una differenza enorme. Ma infatti, guarda, la cosa che mi è piaciuta di più riguardo al fatto anche della scelta della scaletta quando me l'hanno passata sia Carmelo che Alessio. È che diciamo che i dischi che avevo ascoltato di più di novembre erano appunto Classica e November in Waltz. Quindi, quando nella scaletta mi avevano detto che, dovevo, che avrei dovuto suonare Nostalgia Plus, con Pierrot e Verasia, Cold Blue Steel, Love Story, diciamo che 5 brani su 9 della scaletta già li conoscevo, anche se non avevo mai suonati. Quando ascoltavo quella musica, avevo da pochissimo cominciato a prendere lezioni di batteria. Quindi non ricordassi esattamente cosa faceva la batteria, mi ricordavo i brani, cioè mi ricordavo le sonorità dei brani, o comunque come erano un po' le strutture, o come se c'erano dei cambi, eccetera. Quindi sono andato un po' in vantaggio sotto quel punto di vista, quello sì. Però Te pare poco. è stata. Poi è stato bello pure studiarli, perché nel momento in cui poi mi sono messo a suonarli, cioè. Me li suonavo da solo a casa, ero contento già solo il fatto di suonare anche già solo a casa, ancora prima di fare le prove. Cioè, perché è proprio un genere con cui sono cresciuto, quindi nel momento in cui mi viene riproposto in ascolto qualunque, ecco, i Meshuggah, cose, sempre contento di ascoltarli. Cioè, posso passare da quello a, ma che ne so, musica brasiliana così che non sento la differenza, capito? Perché mi piace pure quella. Perché ci Questo è sono bello. cresciuto, sono rimasto proprio felice di poter suonare su quel palco là. Con una band che ascoltavo da ragazzino, suonando una musica che ho amato alla follia. Bene, bene, queste sono belle soddisfazioni. Infatti, io spero che te ne potrai togliere altre. Ti E mi ringrazio, accodo a Davide. quello che ha scritto Davide Pettirossi. Io di tra i nuovi batteristi, forse il più curioso e preparato, appassionato e onesto, spero di cuore che queste sue qualità lo ripaghino appieno. Sante parole, Davide. Ti ringrazio, Davide. Senti, tu poi invece parlando di cose un po' più nerdacchiose da batteristi, per Vai. quanto riguarda la scelta dei piatti e del rullante che hai usato con i novembre. Allora, per quanto riguarda il rullante, io dei 2 respighi che ho deciso di portare
L'ultimo che è un 14x6,5 in Paduk e Black Limba, se non mi sbaglio, Paduk e il Black Limba, perché è quello che con più facilità mi permette di avere un suono molto deciso e profondo rispetto all'altro che è più. Ci sei impallato Yuri. Aspettiamo che gli torni la connessione, va. Tanto a questo punto, ragazzi, io vi linko qui nella descrizione dei commenti un video nel quale ho inserito anche delle clip con Yuri che suona per farvi capire com'è stato il festival al quale abbiamo partecipato insieme. Eccolo qua, lo sto mettendo nei link. Questo, diciamo, è un piccolo report di quello che è stato il Luppolin Rock. Trovate il link qua sotto. Aspettiamo un attimo che. Ecco. Era proprio saltata la connessione, adesso torna. Tanto, ragazzi, io veramente con l'occasione voglio ringraziare Luca Fareri, Davide Pettirossi, Alex Barberis, Giulio Calati, Alessia Rio e Tommaso Sansonetti per i commenti e tutti quelli che comunque stanno seguendo queste mie dirette indipendentemente da quale sia l'orario e soprattutto perché tanti di voi le vedono in podcast perché poi controllo i risultati e le visualizzazioni vanno a salire. A me mi fa veramente tanto piacere che riusciate a seguire questa mia trasmissione, chiamiamola così, che purtroppo non riesco a portarla avanti con la continuità che vorrei perché devo ovviamente fare tante cose insieme, però poi quando riesco mi lancio e cerco di recuperare quante più dirette possibili. Drumworld, ragazzi, nasce proprio con l'idea specifica di essere un portale aperto a tutti, anzi, per chiunque sta guardando, io ovviamente non posso scovarvi tutti, ragazzi, quindi se qualcuno vuole essere intervistato o fare una diretta, può anche scrivere di sua iniziativa a Drumworld via messaggio privato e ci mettiamo d'accordo. Intanto io ho già programmato dirette per i prossimi giorni. Ecco Yuri che è tornato. Eccomi, Eccole non qua. so perché era uscito dalla connessione, ho tolto pure internet adesso al cellulare, vediamo se Vabbè. regge. Allora, dicevo, Non ti quindi preoccupare, tanto ho fatto un piccolo stacco pubblicitario. hai fatto bene, anche perché prima che capissi che cosa poteva essere successo, anzi, meno male che è andata così. Dicevo, quindi per quanto riguarda il rullante è stata abbastanza semplice, invece per quanto riguarda i piatti ho deciso di usare allora, per quanto riguarda i crash, quelli che bucassero di più, perché in realtà ho molti piatti scuri che però non sono adatti appunto ad essere utilizzati come guida, mettiamola così. Quindi, per esempio, a destra ho utilizzato un Azor da 19 perché è quello un po' più brillante e esplosivo dei piatti, che diciamo di tutte le. In particolare ho deciso di usare il Silk da 21 come ride perché era quello più arioso che permettesse anche di colorare un po' di più. È poco definito, non ha tantissima, diciamo, punta, non è il classico piatto da metal, però appunto con i novembre secondo me era quello che poteva funzionare meglio, tant'è che può essere utilizzato anche come crash, ha una campana molto pronunciata e molti groove e molti colori che ho utilizzato anche per suonare con i novembre per quanto riguarda anche al fraseggio che utilizzavo, eccetera. Quella campana la preferivo rispetto agli altri ride. Diciamo, le cose su cui mi sono concentrato di più sono stati i crash e i ride. Per quanto riguarda i Charleston, ne avevo due, quindi diciamo quello più scuro l'ho utilizzato sulla mia sinistra per avere un suono molto più scuro, invece quello più esplosivo lo tenevo appunto sotto il ride aperto proprio per suonare le parti un po' più pesanti, mettiamola così. Bene, bene, bello. Mi piace sentire scelte sonore dei batteristi. È una cosa con cui sto in fissa da quando compravo percussioni negli anni 90-2000. Quella è una cosa talmente personale, sì, effettivamente tutte le volte che. Già, non è una domanda che farei tipo delle clinic, che piatto utilizzi, eccetera, però ecco, nel momento in cui stai facendo una chiacchierata, eccetera, ecco, perché utilizzi quel piatto, perché non usi quello, perché. Quelle sono sempre cose molto interessanti.
Perché poi Sì. di musica. Ma scusami. No, in realtà penso stavo dicendo una cosa molto simile alla tua. Io diciamo che più che altro quando compravo i DVD o tutt'oggi quando vedi i video report delle registrazioni di un album o dei concerti, quando il batterista, ma anche un chitarrista, ti fa vedere la scelta dello strumento e non te la spiega come se ti stesse sponsorizzando il prodotto alla Giorgio Mastroda perché te lo deve vendere, ma ti dice proprio lo uso per quel motivo, per quel suono e quello. Io ci vado veramente in fissa, è proprio una cosa che mi piace perché è bello sentire dalle parole del musicista il perché di quella scelta, cioè perché quel suono. Quando senti uso il crash più scuro qui perché se devo accompagnare mi funziona meglio nel club di quelle dimensioni, mi piaceva il crash di qua più esplosivo perché ci marco tutti gli accenti, cioè alla fine fa parte anche quello poi della costruzione del musicista, cioè di quello che poi è lo stile di quello che andiamo a Certo. fare. Certo, infatti, per esempio, tanto per rimanere in tema, ecco, sui piatti o ecco, sulla scelta del rullante, eccetera, nel momento in cui dovessi suonare, ecco, con Alice, con lei utilizzo tutt'altro set, sia dei piatti che del rullante, eccetera, perché alla fine servono altri tipi di sonorità. Ecco, allora i piatti scuri per i crash, perché tanto appunto non ci devo guidare, ma servono solamente, ecco, per le chiusure o appunto per degli accenti, quindi bastano anche che siano esplosivi, ma che asciughino subito il suono, che non rimangano appunto per tanto tempo. Un ride invece molto più pronunciato, che non abbia bisogno di essere crescato. Bene, bene. E invece, visto che prima appunto parlavamo anche di studio, al momento che cosa stai studiando? Allora, Perché io al momento sto... te studi sempre 50.000 cose, quindi sono curioso ogni volta di sapere cosa stai facendo in quel momento. Adesso in realtà sono sincero, sto studiando tantissimo. Ecco, il doppio pedale, quindi sto in realtà sto focalizzando molto lo studio sul piede sinistro e sul doppio pedale in generale, sull'uso del doppio pedale, anche perché sto studiando anche i rudimenti proprio col doppio pedale, quindi ecco i rulli a due, i flam, sto cercando di piano piano di inserirmi su quel discorso lì, più che altro perché è sempre stata una cosa che mi ha interessato, però a un certo punto, appunto, come dicevo, ho studiato anche tante altre cose, quindi ho levato il doppio pedale, ho comprato il block, quindi ho studiato tantissime, ho fatto tantissimi lavori pure di coordinazione, ho studiato musica afrocubana, quindi mi sono studiato la clave, quindi ho visto tante altre cose, però è sempre stata una cosa che avrei voluto fare e con adesso diciamo che col discorso di novembre mi sto appunto cercando di chiudere molto di più su quel discorso lì. Poi appunto sto studiando jazz, stavo studiando jazz con Davide, quindi appena sarà settembre ritornerò pure da Davide. E poi sto studiando tantissimo tecnica, sto comunque studiando, cercando di migliorare alcuni discorsi per quanto riguarda proprio il controllo, almeno cercare di equilibrare alcune cose, soprattutto a livello dinamico e di controllo. E sto studiando tantissimo anche molti lavori proprio sul click, non solo delle modulazioni, ma cercare piano piano di aumentare la sensibilità della percezione dei colpi rispetto al click, per cercare di avere un maggior tipo di precisione, più che altro per essere un po' più tranquillo, perché nel momento in cui inizi a studiare, per esempio, modulazioni, click spostati, eccetera, nel momento in cui, ecco, devi suonare pure con le sequenze e col click, do stai, problemi o ansia non ce l'ho, perché molte persone, per esempio, non sono abituate col click. Ma non mi ricordo quando cominciai con i Garden, c'era sempre l'ansia, adesso che avevo cominciato a suonare con le sequenze con i Garden a 19 anni, c'avevo l'ansia, adesso, oddio, mo devo suonare col click, che succede? Ma se vai da stupidaggine, poi soprattutto nel momento in cui ti abitui a suonare anche su un click modulato, su un click che sta, ti suona sempre o il secondo o il quarto sedicesimo, appunto, secondo e quarto sedicesimo. Poi suonare sul quarto dritto diventa molto più semplice. L'unica cosa è cercare di avere un buon bilanciamento tra la pulsazione che tiene la sequenza, la tua pulsazione, diciamo, centrale come batterista e un po' quello che è l'andamento della band, perché soprattutto se sei tu l'unico che ha il click e tu sai che il tempo è lì e c'hai un musicista che tira un po' avanti o un po' indietro, quindi tu sì, devi rimanere solito lì. Però non puoi nemmeno far vedere che appunto fai avanti e indietro. Quindi cioè, devi essere tu che crei una sorta di bilanciamento per tutti quanti. Eh sì, devi stare un po' lì e un po' lì.
Allora, a parte Luca che mi ha fatto ridere, che io col doppio pedale faccio una fatica incredibile. E Luca, poi nel ma tanto video che... per no, ma proprio per come suona lui, è talmente figo che non gli serve il doppio pedale. Non gli Ma pure serve. quando lo usa, che lui dice così, ma in realtà io l'ho visto, io l'ho sentito, l'ho visto a Stazione Birra suonare metal e suonava benissimo e non c'era nulla fuori posto. Quindi lui Allora, parla, lui dice. io Luca che suona male ancora non l'ho visto. Invece adesso tu devi Capito? rispondere. Devi rispondere Capito? invece a Gabriele Beatrice che ti chiede dove hai messo il China Nebula. China Nebula, lo devo ancora andare a prendere, China Nebula. C'ho il China che devo prendere, che devo ancora prendere. C'è Luca in studio, che adesso Gabriele ha fatto il tour per quanto riguarda, ecco, il suono, eccetera. Io non sono potuto andare perché ero in vacanza, ero partito. E devo prendere, sì, questo China Nebula, e lo userò molto probabilmente appunto con novembre. A parte che è stato selezionato dal buon Giulio, perché mi serviva un China, volevo un copper, e poi vabbè, si sa che Giulio, per quanto riguarda scelta dei suoni, è tipo, non si sa, è un genio sotto quel punto di vista. Quindi mi ha detto: guarda, secondo me questo ti piacerà da morire, e dato che non sbaglia mai coi piatti, soprattutto, ho detto: guarda, allora fai tu. Mi fido ciecamente. Hai proprio, guarda, ti do carta bianca sotto quel punto di vista. Ah, aspetta, che dice Luchetto? Ma il lato debole parli di coso? Wakerside, quello di Don Famularo? Perché Ah, se è come quello, io no? l'avevo visto e sì, è molto interessante. Sì, ma io in realtà non, io quel libro in particolare non ce l'ho, però di base io tutto l'allenamento che sto cercando di fare, ecco, nel caso proprio specifico per il piede sinistro, sto proprio, cioè, cerco di replicare tutto ciò che ha fatto il lato destro. Cioè, non... Quindi, per esempio, per il piede sinistro, al di fuori appunto dei vari stone killer, del rullo mano piede. Quindi proprio del linear 2, per esempio, appunto, destra, cassa, eccetera. Sto studiando tanto, ecco, la coordinazione sui groove, quindi appunto sto studiando praticamente tutti gli esercizi di cassa, tutte le letture di cassa con il piede sinistro, già solo col piede sinistro. Poi al di fuori poi, ecco, dei rulli o dei rulli doppi, eccetera, sto cercando di fare quel lavoro lì, perché lì, per esempio, non ho riferimenti col libro, ecco, che menziona Luca, perché quel libro non ce l'ho, mi manca. Quel libro non ce l'ho. Ah, no, io invece me l'ero spulciato qualche tempo fa, che c'era un amico, molto molto carino, molto molto carino. Le prime pagine poi sono anche particolarmente semplici, quindi ci si possono approcciare un pochino tutti. Diciamo, c'ha uno schema molto intuitivo e fa lavorare tantissimo la mano sinistra, o comunque ti mette delle combinazioni destra-sinistra, diciamo, un pochino più inusuali. Quindi è buono per farci proprio un lavoro, secondo me, puramente meccanico e di controllo. Da quel punto di vista è perfetto. Io senti un po', Yuri, una domanda che te volevo fare da tempo, ma così per pura curiosità, eh. Te c'hai un sacco di idee, abbiamo parlato spesso, ma hai anche parlato di un sacco di esercizi, anche quello che c'è, l'esercizio che ci regalasti per il video col drum team era veramente interessante. Tu hai mai pensato di preparare un tuo metodo? Con le tue idee, dico, non il classico metodo del metto insieme quello e quello, proprio Yuri Groshenko messo su carta. Guarda, in realtà avevo cominciato a lavorare su delle cose, a scriverle per quanto riguarda le modulazioni metriche, perché non capisco proprio in realtà tanto il motivo, ma il discorso della modulazione metrica in realtà è molto semplice, è solo che devi perdere un po' di tempo, ecco, a trascrivere determinate cose o a capire come suonano determinati accenti. Quindi, diciamo, stavo cercando di mettere a punto in ordine, di organizzare un libro o comunque una raccolta di esercizi in modo che chiunque possa instradare quel tipo di argomento là, però scrivere un metodo no, per il semplice motivo che sto ancora esplorando tante cose e ci sono già tanti metodi. Io, per esempio, ecco, prima che ha commentato pure Davide, io sto studiando con Davide. Davide ha scritto un sacco di uno dei libri, ma non so, libri, sono metodi, Aspetta, cioè. aspetta, aspetta, qui ti devo fermare. Davide non ha scritto dei libri, Davide non ha scritto dei libri, Davide ha scritto proprio una Bibbia, che è diverso. Ha fatto Esatto. proprio un lavoro enciclopedico Esatto. devastante, Tu secondo ci sei me. andato dritto a gamba tesa, io ti volevo instradare alla. Però esatto, ecco, io ho studiato pure con Giampaolo Rau, e Giampaolo Quale, pure Giampaolo ha Sì. scritto
Pure lui ha scritto un metodo, come Che è lo chiamiamo, pazzesco. metodo De Marmo. Pure lui ha un metodo che funziona, che è intuitivo, così come poi io, quando studiai con Sergio Di Natale. Sergio Di Natale in conservatorio ha scritto dei metodi che aiutavano ad affrontare determinati discorsi, però con lui poi il lavoro fu molto enciclopedico, nel senso che, ecco, dobbiamo affrontare uno stile musicale. Dal libro mio si prende questo, poi dai metodi di riferimento si fa così, 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 così. Quindi prima di poter pensare, ecco, a scrivere un metodo mio, ma in realtà riscriverei, credo, la stessa cosa, perché poi dopo un po' le determinate cose, oramai la batteria si sa come si studia, cioè le Eh sì. griglie, le suddivisioni sono quelle, gli accenti che si spostano rispetto a ogni suddivisione sono quelle, in base a quelli crea le melodie. Se vuoi studiare tecnica, ecco, qui solo colpi singoli, qui raddoppi, qui metti flam, qui metti cis. Ci sono determinate cose che piano piano ho visto, per esempio, studiando e spulciando un bel po' di cose, per esempio, di Klaus Hessler, dei modi per creare dei rudimenti ibridi, appunto facendo il collapse o l'expanded rudiment, oppure, ecco, rispetto allo strecciare proprio le suddivisioni, alla possibilità, che ne so, da un rullo a sette, a farlo diventare una settimina e a farlo diventare, cioè, si possono fare un sacco di cose, però scriverci un metodo, non lo so, perché per esempio molte di queste cose, anche solo col fatto proprio di vedere la persona che ti spiego, che ti fa vedere determinati movimenti, secondo me è fondamentale. Quindi, non lo so, non è una cosa a cui, proprio un metodo, no, non è una cosa a cui sto pensando. In caso, ecco, a fare un libro che parli in caso solo delle modulazioni metriche, sì, ma prima che possa uscire o anche solo finire di scrivere ci vorrà molto tempo, quello sì. Anche Dai, perché dai. poi dopo un po' la maggior parte delle cose che ho cominciato e ho continuato a studiare le ho sempre studiate bene o male con lo stesso ordine e con lo stesso schema, perché io ho studiato con, per esempio, ecco, con Sergio Di Natale, con Federico Pavlovic, con Giampaolo Rau e con Davide. E la cosa che diciamo che comunque accomuna tutti quanti, ognuno poi ha il suo metodo, ha il suo modo di spiegare, ovviamente ha il suo modo proprio di interagire con appunto l'allievo, lo studente, però il fattore comune è che tutti e quattro si approcciano comunque a studiare un determinato argomento mettendolo comunque in griglia. Cioè, quella cosa, l'esercizio è questo: devi spostare l'accento così sei in grado di fare la stessa cosa su ogni posizione della suddivisione. Cioè, oramai, secondo me, quello anche, cioè, anche nel DVD di Benny Grapp, secondo me, quella è la strada per comunque, non dico sapere tutto, però per toglierti un sacco di problemi a livello di coordinazione, di tecnica, almeno come metodologia. Poi l'approccio con cui tu ti muovi rispetto a quella metodologia là, poi è sì, ognuno ha il suo. Questa è come la Bene, penso io. bene. No, no, mi trovi perfettamente d'accordo. Bene, bene. Guarda, è proprio la risposta che volevo sentire era proprio questa, perché mi aspettavo che avresti fatto un ragionamento decisamente maturo. Bravo, bravo. Ok, Yuri, guarda, che te devo dire? In realtà qui abbiamo quasi finito il tempo che ci avevo a disposizione, quindi sono contentissimo di questa bella chiacchierata che ci siamo fatti insieme e ti ringrazio tanto per la disponibilità. No, Sempre ringrazio te. gentilissimo. Ti ringrazio, Yuri. Ringrazio tutti quelli che hanno seguito la diretta e che hanno commentato. Io, come sempre, vi ricordo che tutte le dirette io poi le metto in podcast anche sul mio canale YouTube e rimangono salvate su Drumworld. Quindi, anche se non siete presenti alla diretta, ve le potete sempre rivedere, le potete condividere, le potete far girare. Seguite Yuri, tanto lo trovate su Facebook, Yuri Croshenko Drummer, Instagram, YouTube, basta scrivere il nome. E niente, ragazzi. Detto questo, probabilmente io ritorno venerdì sera con un'altra diretta, quindi intanto vi ringrazio ancora, vi auguro una buona giornata e ringrazio anche te, Yuri. Grazie a te e grazie a tutti quelli che hanno seguito. Ciao a tutti! Ciao.